E poi vorrei porvi una domanda: se fosse stata davvero una sola persona che voleva la morte di Fazio, perché Fazio è stato processato da una giuria composta da più persone? Non è stato processato e fucilato per ordine di Cadrelli, ma per ordine di una giuria composta da comandanti partigiani, commissari politici, militanti del Partito Comunista, che in quel momento erano in montagna per organizzare le formazioni. Militanti che lo accusavano di aver rubato del materiale proveniente da un lancio, ma che lo accusavano soprattutto di aver indebolito altre formazioni e di aver oggettivamente danneggiato il mondo partigiano di quella zona. Queste persone o sono state tutte strumentalizzate da questo Cadrelli, oppure evidentemente anche loro avevano un motivo per desiderare la morte di Fazio. Magari perché avevano cattive informazioni, magari perché non capivano bene la situazione, ma comunque anche loro hanno scelto di uccidere Fazio. Perché? Non certo per i lanci, perché il furto del materiale di lanci era un evento triste, ma che capitava molto spesso nel mondo partigiano, almeno in questa zona. Vi posso fare almeno altri 5-6 esempi che non portarono alla morte di nessuno, portarono a grandi mistizi, portarono a grandi proteste, ma non portarono alla morte di nessuno. Allora quale poteva essere la vera ragione? La vera ragione, secondo me, ma soprattutto secondo questo libro, è che c'è stato un errore commesso da più persone, un errore commesso per cinismo, per inesperienza, per stupidità, per poca conoscenza della situazione, per pregiudizi, ma un errore commesso da più persone, da dei militanti, da un gruppo di militanti che erano in quel momento in montagna e che hanno agito in maniera brutale e cinica senza capire quello che facevano e le conseguenze delle loro azioni. E secondo me questa purtroppo è la triste verità. È stata una morte causata da più persone. La medaglia data 30 anni dopo, 20 anni dopo, voleva essere una maniera per sanare questa situazione. Io voglio dare il beneficio del dubbio, poi ne discuteremo, perché voglio dare il beneficio del dubbio. Ma comunque commesso da più persone, non è stato l'errore di un singolo, è stato un gruppo di persone che hanno preso questa decisione. Non si può dare la colpa a una persona. La medaglia data 20 anni dopo, con una motivazione falsa, voleva essere un tentativo di chiudere questa vicenda, ma la motivazione falsa, in un certo senso, l'ha resa ancora più grave. Non si è capito che, mentendo su questo, in realtà si aggravava la tragedia che c'era già passata. A questo proposito, volevo dirvi che diversi storici, tra cui anche il professor Cavaglioni e il professor Cacogreto, hanno scritto una petizione per modificare la medaglia d'argento data a Fazio, trasformarla in una medaglia d'oro con una motivazione finalmente corretta, non perché è morto uscito dai nani dei fascisti, che non è vero, ma per i meriti che ha davvero avuto nella battaglia da Lucento e negli infiniti episodi della vita del Vicente. Una copia di questa petizione è qui fuori, qui. Sono il collega. Con i suoi colleghi. Con i suoi colleghi di passaggio. Una cosa, saltare. Noi non ci abbiamo pensato che 8 giovani erano con lui. No, 8. Ne parleremo dopo. Infatti. E che non si sottrassero minimamente. Combatterono a paro, come si dice. Ma nessuna. E anche loro ma infatti. Ma infatti se si ricorderà la storia del Pago Santo, tutti saranno ricordati. Non si trova neanche più la documentazione ha strappato tutto. Comunque la petizione è più fuori per chi la vorrà firmare, è più fuori per una medaglia d'oro a passo finalmente verificata. Allora, se non è stesa anche gli altri. No,